Sono circa 7.000 i volontari e 130 le sedi tra Basilicata, Campania e Calabria. Questi i numeri principali del Gruppo Lucano, associazione iscritta dal Dipartimento Nazionale nell'elenco centrale delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile, che domenica 27 ottobre celebra a Laurenzana il suo 16° raduno nazionale. Giornata fitta di appuntamenti e un'occasione di incontro e condivisione, ma anche di progettazione per il futuro. Le 1000 anime di Gruppo Lucano, questo è il tema principale dell'evento per riflettere sulla ricchezza delle diverse esperienze, competenze e missioni sul territorio e ringraziare i volontari che nel corso dell'ultimo anno hanno operato su diversi fronti, dimostrando straordinario impegno e dedizione. Il raduno, ha evidenziato il presidente Martoccia nel corso di un incontro con la stampa, vuole essere un momento di incontro e di festa, ma anche di riflessione per analizzare tutte le emergenze con cui abbiamo dovuto a che fare con nell'ultimo anno, a cominciare dalla grave emergenza idrica. Il raduno sarà anche un momento importante per mostrare alla comunità, attraverso una serie di dimostrazioni pratiche, tutti gli aspetti del mondo del volontariato, con l'obiettivo di avvicinare i più giovani. La società negli ultimi anni è cambiata tantissimo, ha proseguito Martoccia, e oggi rispetto al passato è molto più difficile stuzzicare nei giovani la voglia di impegnarsi nel sociale. Noi, grazie al progetto del servizio civile, abbiamo coinvolto centinaia di giovani e speriamo di formare i volontari del futuro.